Bella a tutti ragazzi, io sono Focus Game Over. Oggi ragazzi siamo tornati con un nuovo episodio di Dokubo Ranger, ragazzi. Nello scorso video vi ho portato un nuovo evento di Black Goku, ragazzi. Solo ragazzi che sono andato un pochino avanti. Scusate ragazzi, vi avevo promesso che avevamo continuato insieme, ma non ho resistito. Vi chiedo scusa. Ma stavolta ragazzi voglio continuarlo con voi. Prima raga che andiamo avanti lasciate un bel pollicione lì su e saluto anche un paio di ragazzuoli. Saluto il mio caro amico Ale 2.0. Saluto pure G nel grigio e saluto tutti i ragazzi di YouTube che mi hanno dato tutto il loro supporto. Forza ragazzi, cominciamo. Qui ragazzi ci vuole il colore rosso. Black Goku ragazzi si è trasformato in Super Saiyan Rosé. E adesso è di 1, 2, 3, 4, 5 stelle. Il mio personaggio Charlotte ha 5 stelle, raga. Non vedo da che gli rompiamo il culo. Non vedo ora, ragazzi, che questa partita sarà bella. Sono andato avanti, raga, con un paio di Chrono Cristal. Ora ne ho 720. Ma quanto è figo! E già mi diverti ogni volta che mi fai Ki Blast. Mi peda pizze. Ma quanto è figa sta illuminazione del Super Saiyan Rosé. Fa godere come un bambino. Bom 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 bom. Vai Goku, bravissimo. Mi carico e mi divertico i blast, che pilla. Aia, Santo Stefano. Vai Goku a metà potenza. Kamehameha. Poco due. Lancio divino. Ma che è sta posa da figata? Lo adoro da morire, ragazzi. Ok, vai. Battaglia epica. Chi vincerà? Ovviamente Goku. Per il finale, raga. Rising Crush in arrivo. Demolisce. E questa carta rossa. Carta con il pugno. Vai. Opla. Vai così, sì. Perfetto, Goku, GG. Perfetto, raga. Primo scotto finito. Adesso, ragazzi, passiamo un altro scotto decisivo. Qua, ragazzi, ne costerà meno. Energia, ma almeno riusciremo a fare delle partite. Guarda che vi faccio una scommessa. Riesco a battere Black Goku senza portarmi tre personaggi, ma uno solo. Mi porto come raga Vegeta Super Saiyan God. Qua raga ci sarà proprio da divertirsi. Non vedo ora, ragazzi, che nel prossimo aggiornamento ci metteranno a storia. Dato raga. Ho appena fatto l'aggiornamento e so che succedeva qualcosa, non è successo niente. Quanto è figo! Godo come un bambino. Vedi, prendi a schiaffi. Continua. Sapevo che lo manca. Oh. Vai così. Questa che è meglio. Dai che lo demolisci. Vai. Lo sapevo, vai. Volevamo che la vita della ma i Potter sapevano che ci saremmo dovute Guarda, raga, non vedo l'ora proprio pensavo di che ci poter sarà da trovare una ragazza divertirsi, ragazzi. ma Spero non che in un sapevo che fosse prossimo così video. interessante Allora, io qua, raga, mi porto il mio personaggio Charlotte. Che mi sto divertendo proprio, raga, a fare i video insieme con voi. Vorrei solo, raga, capire una cosa.
Cosa sarebbe successo se Zamasu avesse scambiato il suo corpo con quello di Vegeta invece di quello di Goku? Ve lo immaginate? Beh. Vediamo poi cosa sarebbe accaduto. No, porca torta. No, 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 la battaglia non la perdo, io non la perdo, raga. Sta battaglia non la perdo, caricati. Muovati, trasformati. Adesso, bravissimo Charlotte. No, ma porco due. Situazione. Curate, curate. Vai. Ma porco Stefano. Ma hai rotto le palline. Dai, Charlotte, battilo. Ho rimesso pure gli abiti al mio personaggio. Vai così. Finito il potenziamento del mio personaggio, vabbè. Bene. Un'altra partita terminata. Non capisco neanche cosa mi servivano mai quei tic. Perfetto, raga, scontro decisivo finale. Oh santo Stefano proprio. Belle, raga, queste ricompense mi piacciono. Vale pure Zamasu Extreme. Io, raga, personalmente non mi voglio rischiare, ma mi importo Gogeta, Gogeta, Vegeta. Due Gogeta e questi che spaccheranno i cuori. Lo so, raga, avevo detto che ci avrei provato con un personaggio, ma quando adesso la difficoltà si fa più difficile, bisogna, raga, per sicurezza portarsi un buon personaggio. Tra l'altro, ragazzi, saluto anche il mio carissimo amico Gabbia Cascaduto, che non lo vedo da un sacco di tempo e mi manca fare partite online con lui. Vi stiamo organizzando una sorpresa per tutti voi. Tipo una serie nuova che ha creato un famoso YouTuber, non mi voglio spoilerare. Ma non vi preoccupate, ragazzi, quando la malattia sarà finita, ci rivedremo di nuovo insieme e potremo, raga, finalmente farci di tutte le partite online. Non vedo l'ora proprio. Vorrei solo, raga, che sta malattia non fosse arrivata. A questo punto potremmo stare tutti insieme a giocare insieme alla play e registrare i video contemporaneamente. Guardo prima ho conosciuto ragazzi i miei amici Emanuele e Gabriele. Ero da solo un pochino online, ma poi quando ho conosciuto loro la mia vita è stata bellissima. Abbiamo vissuto molte belle partite insieme. Scusate raga per questo download che è lento. Purtroppo raga il problema è che quando raggiungo l'80% dei miei giga, ecco a volte raga un po' esagero e mi ci vuole raga del tempo che si carichi. Sto video, raga, di sicuro non sarà finito. Scusate, raga, se ho continuato anche questo evento senza portare, raga. Ma però, raga, proprio mi sto annoiando senza i miei amici. Mi manca pure fare partite con voi. Avevo pure promesso, raga, Iron67 che avevamo pure fatto un video insieme. Voglio mantenere la promessa. Ma se la malattia non finisce neanche. Non si può fare più niente, raga. Vorrei solo, raga, che sta malattia non avesse avuto niente, né origine, nulla. Scusate, raga, se a volte non parlo bene o con le mie pronunce, c'ho schifo, ma a volte mi sento da solo qua a casa di mia nonna, non ho tanta compagnia. Vorrei solo avere i miei cari amici. Voi, raga, tutti iscritti, siete come dei fratelli. Siamo come una famiglia unitissima. E vi voglio bene, raga, con tutto il mio cuore. Ah, noi due, Black! Ah, che raga, sei difficile. Stavolta io non mi arrederò, facci mettere. Basta!
Ma cosa? Tre. Oh, ma questo scherzo, amica. A fotopunitore, vai. No, quello era buono. Oh, porca vacca. No, prova, cibo io. Te. Questo aga dovrebbe essere l'ultimo. Mamma mia, raga, più continua. Lo sapevo, mannaiacca. Santo Stefano. No, ho perso. No, raga, io mi rifiuto di aver perso. Non mi arrenderò mai. Voi ragazzi siete sempre con me, vi voglio bene. Non perderò mai se saremo uniti insieme. Noi ragazzi insieme siamo come una famiglia. Non ho altra scelta, devo farlo. Rising Crash. Sarai molto forte, Black, ma io non perderò a questa battaglia. Vai a quel paese, Black! Magnati a cacca! Tutto qui, segreteria. Vai! No, raga, io no, io raga rifiuto, Pede. Non voglio. Perdere, ho detto, e non perderò questa battaglia. Voi raga mi avete sempre dato supporto, ma non mi arrenderò di questo. Che è questa animazione? Non l'ho ancora vista. Oddio, quanto è figa. Adesso basta. Non mi arrendo, ma i miei amici. Questo dovrebbe essere l'ultimo, che raga, non so per quanto posso esistere. No, no, non mi arrendo. Oh, scordati, Black, che mi batterai. A ti sotto, ricchio. Vai, picchiami qua dove vuoi. Ma vi c'è questa partita. Per le persone a cui voglio più bene. Non perderò. Yolo. Adio per sempre. Merda, non riesco a fare più danni. Porco, raga, non riesco a battere più di così. Di nuovo. Ma che cazzo? No, raga, non è possibile. Può farlo per la seconda volta. Non mi aspetta. Ma sei un grandissimo pipale. Ya puttana, quindi può farlo 2 volte. No, ma ti stai, pofemo. Ma cominci a rompermi le palle, oh. Non riuscirò a batto, raga. È molto più forte di me. Ma perché mi si spari? Scusate, raga. Ho perso, perdonatemi. Scusate, raga, non sono riuscito a batto. È troppo forte.
Ma no, raga. Me ne sbatto le palle, che quello sia molto più forte di me. Raga, lo rifacciamo di nuovo insieme. Non spenderò neanche un bel niente. Oh, saga, riproviamo di nuovo insieme. Ma stavolta, uniti più che mai. Se Buck è molto forte, mi ci servirà aiuto da spaccare il culo. E cioè, loro te, raga, dovrebbero bastare. Ma il problema, ragazzi, è che con il Kaioken di Goku e Super Saiyan 3 Sha lo te richiede del tempo. Sapete, ragazzi, che il Kaioken. Kaioken, scusate, Kaioken di Goku combinato Super Saiyan Blue richiede solo 30 secondi. E Super Saiyan di terzo livello Charlotte, raga, sotto. To 45 minuti. Fatti sotto. Non mi deve morire, Gogeta. Già, Black sta aumentando tutto e devo mettere a sua posta. Lo sapevo, fatta un'altra puttanata. Non ho altra scelta allora. Kaioken! Vai! Ah! Non perderò questa battaglia. Mi impegnerò al massimo, non posso perdere ora. Guarda, potenza Kaioken! Affitto, ma di roppe mille palline. Ora basta. Basta. Vai a quel paese. Testa di culo. Spero, raga, che coi Super Saiyan te non subisco troppo. Ok, ce l'avrei fatto. Me ne sbatto e palle da lei. Guardi questo, Black! Magneti gelato! Sì! Ha fatto punitore. L'avevo previsto. Ah, ce l'ho fatta, raga. Ho battuto Black Goku. E soprattutto, ragazzi, non ce l'ho fatta. Ma grazie per il vostro supporto. Raga, io sono un pochino distrutto. Facciamo una cosa, raga. Nel prossimo video, se vi piace, lasciate i like. Nel prossimo video, ragazzi, continueremo con la battaglia. Ok, un attimo, uno scotto. Goku e Vegeta Super Saiyan Blue, bello! Oh mio Dio! No, vabbè. But Week Extreme. Andiamo di compenso. Ah, so questo, va bene. Ah. Ma sapete che vi dico, raga? Io vorrei proprio votare. Prima, raga, andiamo a vedere, raga, che belle ricompense mi dà quello di Black Goku. Oddio, raga, 1000 Chrono Crystal. Black Goku. Ah, raga, io mi posso. Anzi, raga, prima di chiudere. Anzi, raga, non chiudo i video. Voglio farvi, raga, un po' allungare i video. Poco poco, non troppo.
Facciamo raga quest'ultimo scotto di Black Goku, cioè Goku e Vegeta Super Saiyan Blu, i miei preferiti. Allora, verde e rosso, io mi porto Gogeta e Goku Super Saiyan di terzo livello. Buono. Si qua saga mi porto pure Charlotte che ha fatto ottimi danni. La notifica, live foto e ricarica. Bro, vorrei guardata, purtroppo qua da mia nonna non ho molto bene la mia connessione, scusami bro. Ok raga, facciamo quest'ultima partita e vincio. Visto raga? Ricordatevi raga solo una cosa. Anche se la forza vi abbandona, non è la forza che conta, ma le persone cui tenete di più a tutti raga. Io ragazzi tengo molto alle persone a cui voglio più bene in assoluto. Voglio bene, raga, ai miei amici. Al mio amico Arion. A Sharon e Tetatè. A Emanuele. A Gabia Cascaduto. E al mio caro amico Jiren in grigio. E a Alessi. E alle 2.0. Saluto a tutti voi ragazzi. Dobbiamo essere uniti ragazzi, siamo come una famiglia e la famiglia ragazzi rimane sempre unita. Ma non mi arrenderò così facilmente. Ragazzi, se questa missione aspetto siamo. Sì, raga, questo sembra molto difficile. Nessuno può fermarci. Siamo raga, la stipa dei Saiyan, la famiglia, siamo come fratelli. E tutti insieme ragazzi siamo. Solo una cosa sola, un'unica grande forza dell'amicizia, ragazzi. Saluto anche, ragazzi, al mio caro amico Samuele Ernesto Rovito. Io, raga, non mi arrenderò così facilmente. Se questo caricamento delle palle si muovesse, che se no mi sto girando i Non so coglioni. perché non la... Tanto, ragazzi. Ho saputo una cosa scioccante. Io e mio amico Black Fabio Super Saiyan Rosé, mi ha chiamato soltanto Fabio, che abbiamo scoperto, raga, che il personaggio in nome è Giblet, è il fratello gemello di Charlotte. Mi ha raccontato, raga, che quando erano piccoli, Giblet è stato catturato da quell'uomo nero, raga. Non so se lo ricordate, quell'uomo misterioso o quell'aura, ma provami a mettere, ragazzi, mi ha informato che forse dovrebbe essere Topo. Perché è una cosa impossibile, Topo non farebbe mai una cosa del genere. Siamo matti, Topo. Non può essere che lui ha avuto rapire. Ciblat, questo non è possibile. Provami a mettere, ragazzi, quel nemico che affronteremo mano a mano, raga, facendo più partite. Dovremmo essere attenti a fare attenzione. Nel prossimo aggiornamento, raga, di sicuro metteranno i contenuti della storia. Più, raga, ci metteranno di sicuro ad affrontarci Black Goku e Zamasu, più, raga, con la battaglia che abbiamo appena fatto, mo. Di sicuro, raga, molte persone non sono riuscite ancora per bene a battere Black Goku. Ma dovete fare attenzione, ragazzi, che Black Goku è un mostro. Si è posseduto del corpo di Goku, ha fatto fuori la sua famiglia. E noi, ragazzi, come Saiyan, dobbiamo farla pagare per quello che ha fatto. Chi ancora non lo sa, ragazzi, Zamasu ha usato, raga, le super sfere del drago. Visto, raga, che c'è questo caricamento delle palle, vi faccio, raga, what if. Zamasu ha utilizzato le super sfere del drago. No, scusate, raga, fatemelo fare pepe da capo. Non so, raga, se so fare bene come Joseph per uno dei suoi what if, ma faccio un tentativo. Zamasu aveva intenzione di creare il piano l'annientamento dei mortali. Così ha fatto fuori Gowasu. Del suo universo si è possessato dell'anello e ha preso gli orecchini per diventare il supremo dei Kaioshin. Così ha viaggiato un paio di aerei e poi ha utilizzato le super sfere del drago per scambiare il suo corpo
Goku, quello di Goku. Dopodiché Zamasu è diventato Black Goku. Ha fatto fuori Goku, scambiato col suo corpo nella sua mente. Ha fatto fuori Ki Kyagote. Ha minacciato con le parole che i mortali saranno iniettati. Utilizzato la Super Black Kamehameha, o meglio, la Super Onda Energetica Black per iniettare i mortali. Ma i te viene il guerriero Saiyan, Trunks. Cercava di affrontare Black Goku. Ma purtroppo con gli sforzi che prova, Black Goku era troppo forte per lui. Così, ragazzi, ha provato a combattere, ma non è stato facile. Trunks vola verso la Capsule Corporation dove sua madre Bulma aveva costruito una macchina del tempo. Ma purtroppo Black aveva ucciso la povera Bulma. Così Trunks tornò indietro nel tempo per avvisare i suoi amici per quello che era successo. Improvvisamente un vago spazio temporale giunge sulla Terra. È lì dove arrivò Black Goku, identico al corpo di Goku. Così Zamasu con il corpo di Goku ha viaggiato. È andato più avanti nel tempo per chiedere aiuto all'alto Zamasu. Insieme volevano iniettare tutti gli esseri mortali, ma tutti con loro non avevano speranza. Così Trunks vuole fare un allenamento con Goku, mostrò il potere del Super Saiyan di Tenzin. Giungendo il punto, Black si fa avanti e affrontò Goku. Goku si trasformò in Super Saiyan di secondo livello per affrontare, ma Black era proprio in arresto. La battaglia era in testa, Goku contro Goku. Poi accade qualcosa. Il vacuo spazio-temporale risucchiò Black Goku per farli ritornare indietro dove era tutto iniziato. Così Black capiva finalmente il potere di Goku trasformandolo in Super Saiyan. Ma prima che faceva, distruggeva la macchina del tempo. Bulma si ricordò che lui aveva con sé un'altra macchina del tempo che gli era stata regalata nella saga di Cell. Così Bulma e tutti con loro la sua famiglia decidono di ripararla per farli viaggiare nel tempo. Ma andando avanti però, nulla posso. Vabbè raga, scusate, non ce la faccio più a fare questo what if. Le code vocali me ne stanno andando, raga. Ormai raga, sto caricamento sta durando troppo infinito. Colpa raga della mia connessione di merda, scusatevi raga, non è colpa mia, ma è proprio raga che cambierò scheda e avrò una nuova promozione, raga, non voglio parlarne troppo. Tanto mi stanno pure arrivando, raga, tutti i messaggi che si vedono. Scusate, raga. Quando registro i video io, raga, non ce la faccio più. Scusate, raga, vi ho fatto perdere il tempo con questo dannato colpa di caricamento, mia connessione di merda. Non so più, raga, come fare. È un bel problema. Aspettate che dove... Non ti... Ragazzi, scusatemi un attimino, ma devo fare una cosa. Metterci solo il caricamento, tornerò da voi e quindi ciao ciao. Ok ragazzi, eccomi qui.
Ecco ragazzi, finalmente lo scotto decisivo. Scusate Aga per questa lunga attesa, ma non accada più. Subito interviene e fubacchio. Non mi fa cambiare, vabbè. Ma io raga non mi arrederò facilmente. Mi piaceva fregare la mia aspettazione. Raga, scusatemi un attimo. Ok, ragazzi, sono ritornato. Scusate, avevo visto qualcuno che scendeva. Si crash. Guarda per quanto. Ehi, Arau. Che cacchio fa? Oh, cappaletta, che animazione. FM, una pica. Regato. Due volte di fila. Vegeta dato giù. Ultima è Goku. Oh oh. Scriva, scriva. Cambio. Meno male. Ok ragazzi, scusatemi, ma ho avuto una piccola cosa da fare, raga, non vi chiudo questo video, se vi è piaciuto iscrivetevi al mio canale. Ok ragazzi, scusatemi ancora, raga, ho dovuto chiudere perché stava solo passando mia nonna, tutto qui. Quindi raga, se vi è piaciuto iscrivetevi al mio canale, ciao raga.